Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Uno di quei vlog che a voi piace tantissimo. Ma prima un bel caffè. Oggi vi porto in uno di quei vlog che a voi piacciono. Oggi vi porto in uno di quei giorni in cui che a voi piacciono veramente tanto. Infatti andremo a fare in isteroscopia le isteroscopie diagnostiche, non le operative. L'altro ieri ho fatto le operative, vi ho portato un vlog, quindi se non l'avete vista andatela a vedere. Devo montare più costante perché ho registrato un po' di contenuti ma non c'ho il tempo per montare i video. Questo weekend me lo dedicherò, che è un weekend tra virgolette libero, all'editing video e alla creazione di contenuti per Instagram, sperando che mi seguiate sia su Instagram che su TikTok, mi chiamo Poi.93, e anche sul canale Viola, che vorrei fare ovviamente un po' di live. Quindi, prima parte della giornata di isteroscopia, in teoria non lo potrei fare, ma essendo venerdì e non essendoci nessuno, sono riuscita ad inserirmi in sala operatoria, a lavarmi con il direttore. Sapete, per me è importantissimo lavarmi col direttore per due semplici motivi. Il direttore tendenzialmente ti fa fare tanto e allo stesso tempo è una persona di spicco, una persona di preparazione, una persona che sa fare. C'ho tantissimi strutturati che sanno fare, ma ovviamente in teoria, ed è poi comunque anche vero, il direttore è la persona più brava in assoluto e dico o quella che sa gestire meglio tutte le situazioni. Quindi lavarti con lui è sempre l'opportunità migliore sia per fare che per imparare. Quindi speriamo di riuscirmi a lavare, perché il primo intervento secondo me si allungherà un pochettino. Insomma, vediamo un po'. Acqua, che è fondamentale per me, se no muoio disidratato. E vieni in ospedale che è tardi. Ora, come sempre, sono alla ricerca di un monopattino, perché in realtà sono sempre a piedi, sapete. Poi tra l'altra cosa, l'altro giorno mi sono reso conto che io normalmente in un mese faccio 280-290 km a piedi. Ci vado da qua in Calabria a piedi, raga, veramente assurdo e scandaloso quanto io cammino. Però siccome deve essere presto, mi spera, ci dovrei essere la Francia 4 minuti, che dubito che io riesca ad arrivare a piedi in 4 minuti, visto che ci piego mezz'ora. Prendo il monopattino prima che lo strutturo e faccio lo shampoo. E vorrei anche arrivare presto, fare presto, in modo tale da poter poi andare direttamente in sala, anche se secondo me è tutto il tempo del mondo. Ah, voi direte, Peppe, ma se tu c'hai quella cavola di macchina super figa e super bella, perché vai in monopattino? Stando per presupposto che vado sempre a piedi, e questa è causa forza maggiore prima che mi fa un altro shampoo strutturato, perché arrivo un po' in ritardo. Anche se mo mi sto svegliando veramente presto, non capisco perché mi sveglio alle 7:20, ma vabbè, piccola inciso. Perché già solo fare parcheggio clinica ci vogliono 10 minuti, che è lo stesso tempo che ci impiego in monopattino. Più devo pagare un euro di parcheggio e in più la benzina per arrivare. Quindi ci monopattino con 2 euro e 10 minuti arrivo direttamente. Quindi è l'opzione più valida, anche perché per esempio io non prendo mai la macchina proprio per questo motivo. Cioè, ho iniziato a camminare proprio perché venire in macchina significavano 20-25 minuti, perché c'è sempre traffico e quella, mentre il monopattino un attimo sei qui. Quindi ovviamente mi sono affacciato in istero e l'ho strutturato già là a fare l'anamnesi alle 7:30. Alle 7:30, ma io non lo so, che devo venire all'alba? Sono alle 7, cioè, uffa. Cambiato, sono cambiato con la mia panza e andiamo. Allora ragazzi, macchinata in isteroscopia che è volata veramente velocissima, non sono riuscito a registrare nulla perché veramente ne abbiamo fatte 15 in 2 ore e mezza, quindi veramente velocità altissime, super rapide, super veloci, super tutto. E che è quella cosa là, cose strane che vedo qua. Insomma, quindi abbiamo fatto tanti lavori. I casi particolari non ne abbiamo avuto, tranne uno molto molto interessante, perché tutti erano polipo, comunque situazioni benigne. Questa qua era, come dicevo, viene operata anche su Instagram delle indicazioni a fare l'isteroscopia. Era praticamente una, ovviamente va approfondito e indagato meglio, apparentemente un'unica cavità. Cioè, voi sapete che l'utero, l'unica cavità però estremità superiori, sul fondo dell'utero, ci sono due osti tubarici. In questo caso noi siamo entrati dentro da un collo, quindi unicamente entrati, abbiamo visto soltanto un ostio, ma non c'era, neanche c'era l'altro ostio, era chiuso, l'osteo tubarico proprio non c'era.
non era sostituito, mancava proprio quella parte dove si aggetta. Se ritrovo qualche immagine la faccio vedere. Quindi bisogna capire se c'è un corno rudimentale che non si vede, oppure però manca quel corno. Quindi bisogna integrarlo con la risonanza magnetica. È stato veramente molto interessante perché capire mentre che si faceva come andava la situazione. Insomma, adesso vado un po' in sala operatoria ad affacciarmi a vedere. Comunque devo fare anche altre cose e poi vi dico. Allora, mi sono appena affacciato un attimo in sala per vedere l'intervento prima. Sono ancora in alto mare perché sono 11:30. Si è fatto l'isterectomia e stanno completando la linfadenectomia, perché come vi ho detto è un intervento radicale, quindi è abbastanza esteso per K endometro. No, non è endometro, non mi ricordo che cosa. Vabbè, comunque, insomma. Penso vado in isteroscopia perché devo andare praticamente a preparare la seduta dei trucker di settimana prossima, perché le isteroscopie vengono prenotate ambulatorialmente, i trucker siamo noi a chiamarli in base alla fase mestruale. Quindi vado sotto e vado a chiamare le pazienti. Allora, in pratica adesso cosa sto facendo? Cioè, sul computer sto chiamando le pazienti, come dicevo prima, c'è la seduta. Mi guardo l'ultima mestruazione per le pazienti che sono mestruate, ovviamente quelle in menopausa non mi interessa, perché bisogna fare i trucker in una fase particolare del ciclo, ovvero subito dopo la mestruazione, massimo 12 giorni dopo. Perché questo? Perché l'endometrio è più sottile e puoi lavorare meglio, non hai capito? E quindi questo. Ovviamente sto uscendo dall'ospedale senza che sono andato in sala, perché per la fortuna che mi ritrovo io, l'intervento mi è saltato. Sad moment. Sono tornato a casa, ho pranzato, non vi ho detto niente, sono andata pure a tagliarmi i capelli, ma mi sto prendendo un caffè, ragazzi. Che dite, come mi sta il look da vichingo scarso? Cioè, ho messo un po' a posto i capelli perché sembravo, non lo so, sempre da pazzo, rimango pazzo ma meno pazzo, e la barba l'ho messo un po' in ordine, però già si sta rovinando. Però vabbè, a parte questo, sono triste perché non sono riuscita ad andare in sala operatoria. Sapete, a me tutta la parte di ginecologia benigna piace veramente tantissimo, è un aspetto della ginecologia che mi intriga moltissimo, dalla parte di ginecologia endocrinologica, quindi tutta la fisiopatologia, tutti questi aspetti molto molto interessanti, fino anche a tutta la parte di diciamo ginecologia intesa come benigna, quindi endometriosi, polipi, miomi, e anche ovviamente la parte chirurgica. E la cosa bella è la mia evoluzione che ho avuto da quando sto facendo il mio lavoro. All'inizio ero più propenso alla parte di ostetricia, non che mi dispiaccia, anzi mi piace tanto, però capito alcuni aspetti dell'ostetricia che non mi fanno impazzire, soprattutto la parte di diagnostica ostetrica di secondo livello, quindi ecocardio, morfologica avanzata, via discorrendo, non mi attrae più di tanto, mentre mi parte tutta la parte di diagnostica ginecologica, trattamento e terapia ginecologica, e anche ovviamente la parte operative, quindi come può essere l'isteroscopia, e ovviamente la parte poi chirurgica vera e propria come la sala. E infatti quando vado in sala mi diverto. Questo per dire che cosa? Che sono rimasto dispiaciuto del fatto che non sono potuto andare in sala operatoria, ma come ben sapete le chirurgiche hanno questo problema anche in termini poi di lavoro, nel senso che tu sai quando entri in sala operatoria ma non sempre sai quando esci dalla sala operatoria, perché ci possono essere complicanze, le situazioni che evolvono in negativo, non come vorresti tu, e in alcuni casi diciamo non dipende nemmeno da te, perché quante volte ti capita di fare un intervento, entrare, fare una laparoscopia oppure entrare in una laparotomia e trovare un quadro aderenziale distruttivo che non potevi ovviamente valutare in precedenza, e quindi rendere la chirurgia estremamente più complessa, e quando da un intervento che può durare 1.5-2 ore ritrovarti un intervento di 3 ore e mezza, 4, 5 ore, proprio perché questa è la chirurgia, il bello e il brutto diciamo della chirurgia. Quindi dispiaciuto di questo, ma appunto come dicevo fa parte del mio lavoro. Comunque, mattina di isteroscopia che ormai sta andando normale, adesso ci avviciniamo a quella che è l'estate, quindi mo l'ambulatorio non so come verrà gestito, chiuso, aperto, però mi piace la cosa che comunque sto riuscendo a fare di più, ovviamente con il supporto degli strutturati che mi monitorano e mi controllano sempre, ad essere sempre più partecipe di questo esame diagnostico che può diventare anche terapeutico. Diciamo che sulla parte dei trucler faccio sempre più supervisionato, cioè facciamo a due mani, mettiamola così. Sulle isteroscopie diciamo sto andando molto più scialla, perché la curva d'apprendimento è molto più bassa, e forse anche io ho un po' di predisposizione a questo tipo di esame, quindi devo dire la verità, mi sto trovando molto molto bene a farlo, e devo dire anche la verità, mi diverto tanto a farlo. È una cosa che vorrei implementare per poter poi fare nella pratica
clinica quotidiana. Detto ciò ragazzi, dopo questo super mega racconto, vi invito come sempre a lasciare un bel like, a supportarmi su tutti i social, Instagram, TikTok, miaweb.93, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando attivate la campanella perché è molto molto importante, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!